Martedì 30 maggio 2023, buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento con La Buon'ora. Ultima puntata del mese, caro Massimo Romano, giornalista, collega, amico di Napoli Today. Buongiorno e buongiorno, bentrovato. Buongiorno, buongiorno, so. Ultima puntata del mese, ultima puntata del mese. Grazie di, di avermi stagione. scelto per l'ultima eh, puntata. esatto, deve dire che nella storia dell'ultima puntata della prima stagione della Buonora. Ah, poi ci saranno degli speciali, torneremo, non ti preoccupare, stai tranquillo Massimo, torniamo. Va bene. Ti ho visto che stavi in pensiero. Stavo molto in pensiero, <ride> ci ho dormito poco stanotte. <ride> Però sei arrivato puntuale, il che è molto importante. Allora, andiamo subito a concentrarci sulla prima pagina. Del, di Napoli Today, oggi tra l'altro parleremo di un argomento molto interessante, parleremo di body shaming e body positivity, un po' le due facce della stessa medaglia, lo faremo con degli studenti, lo faremo con degli esperti, avvocati, psicologi, professori, quindi ci sarà davvero da parlarne, da discutere di un tema che è sempre più attuale. Ma dicevamo, concentriamoci sulla prima pagina di Napoli Today, in apertura oggi un pezzo proprio a tua firma, spiagge il 70% ai privati, regione in ritardo sul piano. Allora, delle spiagge, noi abbiamo parlato in una puntata dedicata all'estate, invitando anche dei sindacati, delle associazioni, come dire, di balneari, quindi di coloro che hanno queste licenze. Il quadro qual è? Al 31 dicembre la scadenza per quanto riguarda queste licenze, poi i bandi che dovrebbero essere presentati, ma ci hanno già detto slitterà tutto. Adesso che cosa succede, caro Massimo? Una precisazione, il piano a cui si fa riferimento in questo, in questo servizio non è il piano di assegnazione, mm. quello cioè che assegna il pezzo di spiaggia a, al Lido mm. Pinco molto che è una cosa che come dicevi tu eh, è stata diciamo, prorogata al 31 dicembre e restano le attuali, le attuali concessioni. Il piano a cui si fa riferimento è quello che dovrebbe approvare la Regione Campania e che divide eh, le spiagge tra... Quali saranno libere e quali saranno invece affidate a stabilimenti balneari? Ecco, la percentuale assolutamente, pende assolutamente dal lato di quelle, di quelle private, quelle libere saranno soltanto un 30%, ma bisogna capire in questo 30% cosa ci metterà la Regione, perché allo stato attuale il piano è soltanto un preliminare, una bozza, la Regione come viene spiegato nel, nel video servizio, è in clamoroso ritardo nell'approvazione di, di questo piano, non è ancora arrivato in consiglio regionale eh, e il rischio è che in quel 30% ci, ci vadano, come spesso accade, spiagge e eh, punti di poco pregio. Il più eh, famoso che possiamo immaginare è il Lido Mappatella o Largo Sermoneta, rimanendo su, su Mergellina, mentre zone a più alto pregio come quella di Posillipo resteranno appannaggio quasi esclusivo dei privati Massimo, che cosa dice la legge? Cioè c'è un... in realtà qui abbiamo parlato del piano regionale, 30-70 sono delle percentuali molto molto strane, diciamo, sono, tra questo sono Ma anche le più alte più il divario di alto... più alto d'Italia sì. Cosa dice la legge? C'è una legge nazionale che impone una percentuale diversa a cui le regioni possono fare deroga o c'è una sorta di libertà? No, non c'è questa legge. In verità uh, l'Europa poco tempo fa, uh, oltre ad aver multato in questi anni l'Italia per le, la, la, le continue deroghe alle concessioni ai lidi senza nessun avviso pubblico, senza nessun bando di gara, uh, ha uh, chiarito definitivamente che così non si può andare avanti. L'Italia andrà in deroga ancora per, per un po' di tempo, uh, però ecco, l'idea è quella di dover mettere a bando. Uh, queste, um, queste spiagge e un'altra particolarità tutta italiana è che mentre nel resto d'Europa si affidano i servizi uh -huh. in, in, in Italia si affidano gli spazi ah, qual è la okay. differenza? che io posso entrare in una spiaggia e mettermi col mio asciugamano se poi penso di voler avere una sedia vado da te che gestisci un servizio e in quello stesso pezzo di spiaggia sistemo la, la sedia che tu mi hai noleggiato questo non è possibile perché in Italia c'è la concessione degli spazi, quindi io in quello spazio liberamente non posso accedere. Tranne che sulla parte proprio della bagna Dovrei, dovrei poter si... accedere, ma anche questo in alcuni casi è molto difficile. Però non si può fare cioè, chiariamola questa cosa perché è una cosa particolare. Io posso entrare nel lido liberamente vado a mare, faccio il bagno e esco dal lido sì. questo io lo posso fare sì. solo che non puoi anche altro. sistemarti sul bagnasciuga in linea teologica sì perché in linea quello è, è quello che non viene resta, spazio, resta, non viene, spazio, resta non viene, spazio pubblico dei non succede maniera. mai non solo non succede mai ma succede che spesso e volentieri le spiagge, soprattutto a Napoli eh, sono spiagge eh, articolate rocciose, pietrose e quindi il bagnasciuga talvolta coincide con la spiaggia, le spiagge sono talmente strette che è difficile distinguere la parte spiaggia dalla parte bagnasciuga e quindi anche quel tipo di accesso diventa complicato. Poi eh, anche lì dove ci dovrebbe essere un accesso pubblico, magari un gestore un po' disattento, diciamo così, piazza un cancello. E allora di fronte al cancello il turista... Intanto il... sentiamo però che chiamano i carabinieri Sì, eh, sì, assolutamente. Si crea poi, poi l'occasione. Tra l'altro, appunto come tu accennavi molto spesso, il 30% di queste spiagge, queste che dovrebbero essere libere, sono spiagge poco accessibili o poco appetibili. Noi abbiamo avuto più volte ospite eh, qui alla Bonora il professor Ferdinando Boero, che è il responsabile del Museo d'Arwin Dorn, che parla di mare, lui è un genovese, e ci ha detto questa cosa importante, il mare in realtà non bagna Napoli, tolta Posillipo, tolta un un po' la zona della Gaiola, tolta un pochino la zona verdi, quella, quella zona un po' lì eh, di Chiaia, poi abbiamo tutta la costa come dire, del lungomare che assolutamente il, non è balneabile. Il mare napoletano è un mare non accessibile. Devi togliere, Napoli è sul mare, de, non è di mare. De, devi togliere Napoli Est e devi eh, togliere, Gerani, e devi Porti, togliere certo, Bagnoli, che tra l'altro sono le uniche due che hanno, come dire, eh, il mare a livello strada, no? eh, insieme, insieme a Mergellini, resta Posillipo, dove gli unici spazi liberi sono Gaiola e Spiaggia delle Monache, dove però si accede in maniera contingentata, cioè per prenotazione e. Uh... Prenotare un posto visto che sono pochi è veramente veramente sì, difficile. Sì, veramente completa, tra l'altro c'è anche la famosa barchetta che proprio gratis non è. No. Quindi davvero il, Napoli, il mare non bagna eh, Napoli. Se ti sposti, magari in zona flegrea, è, è diverso, ci sono più spiagge libere, anzi ci sono spiagge tipo Marina Grande di Bacoli dove c'è un lido, quindi su 100 il 30% è privato, il 70 è libero, però ovviamente parliamo di un comune a sé, non Beh, parliamo pro proprio di. Proprio Bacoli, il sindaco Giosi della Ragione, ah, sta facendo proprio, sì, da una, sì, una sì. battaglia diciamo, di lungo corso per tenere quanti più spiagge libere a disposizione dei cittadini. Sì, le sta, le sta pulendo e sta comunque creando anche le condizioni per un exploit uh, turistico che, 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 avviene, che avviene, lo dico proprio in prima persona. Allora um, nella homepage, cioè nella parte dei video uh, per quanto riguarda Napoli Today c'è anche un qualcosa di cui abbiamo già trattato ai noi più volte, ma come se non bastasse ci arriva la conferma. La Campania non è una regione per mamme. Penultima per servizi alle donne, il famoso report di Save the Children, esatto. l'equilibriste, eh, ci dà ovviamente questo, eh, questo ritorno, purtroppo non vogliamo rosa, vogliamo uguaglianza. Che cosa racconta questo video, Massimo? Eh, racconta, parte proprio dal report l'equilibriste di Save the Children eh, che è uscito nel mese di maggio e fa un focus sulla regione Campania, la Regione Campania che è penultima nella classifica generale per servizi alle donne con figli, e poi se, se si vanno a vedere i vari indicatori, sono sette: il lavoro femminile, i consultori, la presenza di asili nido, la cura della salute. Ecco, la campania è sempre lì terzultima per quanto riguarda il lavoro alle donne con figli, resta penultima per la salute, un altissimo tasso di mortalità infantile, Pensi, pensa che nel 2020 il tasso di mortalità infantile in Campania era del, del 3,31%, no non per cento, è un indice, 3,31% a fronte di un tasso italiano del 2,25%, quindi molto superiore al livello medio della, della mortalità infantile italiana. Uh, e anche per quanto riguarda gli asili nido, in Italia soltanto un bambino su, tre, su eh, 13 bambini su 100 riescono ad accedere ad un asilo nido, in Campania si va sotto il 10. Parliamo di pubblico, ovviamente di un asilo nido? Sì, parliamo, pubblico. parliamo, di, parliamo di pubblico, quindi parliamo di servizi che sono appannaggio di pochissime persone e chiaramente una famiglia ci pensa due volte prima di poter mettere al mondo un Eppure, figlio. Poi ci si lamenta di, na, di, di scarsa, di scarsa natalità. natalità. Eppure abbiamo un governo nazionale, caro Massimo, che io non mi ricordo se poi questa cosa è passata, ma che propose un abbassamento. Del... Delle tasse, se non addirittura un dimezzamento, al di là di tutti i bonus che ci sono, eccetera, se fai più figli. Sì, come se dovesse essere, come dire la, ok, paghi di meno con un figlio in dice più. Dice la persona intervistata in questo video che è Antonella Inverno, responsabile delle politiche dell'infanzia di Save Children, dice una cosa interessante. Fino ad oggi i governi che hanno fatto? Hanno dato il bonus, mm. hanno dato il singolo bonus. Il, il, bonus sing bebè, bonus il, segnico, il singolo assegno senza comprendere che non è con un contributo una tantum che tu aiuti una famiglia, ma con dei servizi strutturati che mm. ci sono oggi e hai la certezza che ci saranno anche domani, non mm. che ci sono oggi perché oggi con il bonus riesco ad accedere ad un asilo nido eh, e domani magari questo bonus non c'è perché cambia il governo, perché non ci sono i soldi e domani non, non riesco Infatti ad accedere. Infatti già il bonus per me non c'è più. Esatto. Cioè stato... Quindi non è con il singolo bonus che si fa, eh, che si, si aiuta la natalità e si aiutano le famiglie, ma è con dei servizi strutturati e ahimè è sotto gli occhi di tutti che in questa regione i servizi per le donne, e quindi di conseguenza per l'infanzia, sono davvero, rasentano lo zero. La Campania non è una regione per mamme, è penultima, addirittura c'è una regione che, che è ultima. Sì, la Basilicata. La Basilicata che è ultima, ma come va al nord, va meglio? Ci sono ah. cose, perché c'è anche la percezione, perdonami se, se dico soltanto questa cosa, anche i privati ci sono tante aziende al nord che hanno ad esempio l'asilo all'interno. Questa è una cosa che all'estero funziona tantissimo, ma non ti devi spostare lontano, eh, basta andare in Svizzera. È la norma che all'interno delle aziende ci siano gli asili dove le mamme possono portare i bambini. Tra l'altro anche al Policlinico c'è un asilo dove si possono portare i verità, bambini. La verità è che questa cosa l'abbiamo inventata noi in Italia. Eh, A Napoli in Italia c'è una cosa che funziona. Togliamola. Eh, l'abbiamo inventata noi con Laulivo che fu forse la prima azienda a realizzare Prende una nursery all'interno eh, dell'azienda eh, il resto d'Italia sta meglio sotto due punti di vista mm. il primo è quello del lavoro alle donne eh, che hanno figli che eh, resta comunque in calo rispetto alle donne mm. senza figli ma molto meno in calo rispetto, cala molto di meno rispetto alle regioni mm. del sud dove capita spesso che la donna smetta completamente di, di lavorare Um, e il secondo aspetto è per, per i servizi, ci sono sicuramente più posti per esempio per gli asili nido, uh, la cura della salute è migliore, però bisogna dire che l'Italia non se la cava benissimo, Basta, basti pensare che il congedo uh, parentale, il congedo parentale è rivolto però diciamo, al, al padre, Uh, e, non, e non alla madre, mentre uh, in uh, paesi come la Germania è equiparato a quel tra, tra uomo e donna, in Italia il congedo al padre è concesso soltanto per 10 ore. Cosa te ne fai? Cioè non riesciva a addormentare il bambino esatto. dieci, ve lo dico. Allora, cambiamo completamente argomento, ma parliamo di un argomento di grandissima attualità sotto due punti di vista Festa Scudetto, niente stop alle auto e maxi schermo nelle piazze eh, di Napoli e provincia, ovviamente parliamo di domenica prossima, prossimo 4 giugno quando il Napoli allo stadio San Paolo incontrerà eh, la Sampdoria poi parleremo anche di questa cosa dei, eh, dei biglietti, se ne era parlato tanto Massimo di questa festa Scudetto sì. ma come ci dicevamo prima, a microfoni ancora spenti. Dice sì, è una festa, sarà sicuramente il momento in cui la famosa coppa che è già in esposizione, tra l'altro, eh, da un paio di settimane sarà assegnata fisicamente ai giocatori, però ce ne sono state varie. C'è stata quella con la Salernitana che poi è sfumata, ma antipassi sì, a Murì quella con la Salernitana poi è sfumata al San Paolo. Poi c'è stata la festa quella della matematica, eh, vittoria del Napoli contro l'Udinese, ma Udine e poi il ritorno in casa contro la Fiorentina la, la giornata successiva. Beh, a Udine però con tanta festa qui in città Tanta festa, eh, certo, certo. anche se era un lavorativo quindi... e devo dire la festa, quella che veniva definita quella spontanea, aveva creato un po' di caos, un po' di questo. Invece, per fortuna, è andato tutto, tutto, tutto bene. I napoletani hanno dato il meglio di sé, hanno fatto bella figura anche nel resto dell'Italia. Ma adesso arriva la festa, lo aveva detto il sindaco Manfredi, che ci sarebbe stato appunto questo, questa possibilità di max schermi nelle piazze di Napoli. Non ci sarà, però, il maxi blocco, come invece era stato per la Salernitana, che poi è sfumato quando il Napoli ha. Soltanto pareggiato e poi un altro elemento particolare, allora facciamo giusto una chiosa per gli sportivi, come se ci fosse una persona a Napoli che non lo sa, però noi facciamo finta che sia così. Eh, Spalletti non resta, si prende questo bel anno sabbatico della Rente, se l'ha detto da Fabio Fazio, quindi oramai sappiamo che il bel mister dopo essersi tatuato, la N, lui, perché di Lorenzo si è tatuato il 3 con campioni d'Italia. Lui si è tatuato proprio la N, quindi sì. ha fatto una cosa anche un po' più, più profonda. Ha detto io non resto, ma De Laurentiis, come aveva detto, non farà fare il giro del pullman al Napoli. Allora, facciamo queste due. Vede, cominciamo a vedere questi due aspetti: la festa a scudetto, che è un po' sfumata, mettiamola così, e la scelta di De Laurentiis, che potrebbe essere una festa, cioè, come dire, una scelta. Impopolare nel senso non dedicata al popolo. O no? sì, diciamo che l'idea credo che delle istituzioni sia quella di eh, equiparare quello che ci sarà al plebiscito con un concerto. Mm. E quindi diciamo per i concerti anche importanti come per esempio quelli di Gigi D'Alessio stiamo facendo a, varie giornate che a, varie a cui abbiamo assistito eh, in, queste, in queste serate non c'è un, un blocco del traffico mm. perché evidentemente non si prevede una fiume di persone, cioè quelle 4 500000 persone che invece si, vede, si prevedevano per il raggiungimento matematico del, dello scudetto. Um, per, qual, per quanto riguarda quello che dicevi tu, cioè della scelta di De Laurentiis, beh, De Laurentiis l'aveva la, la eh, escluso dal primo momento della possibilità di far uscire, uscire l'autobus, ha scelto per questa festa se vogliamo più privata, se sì. per 60-70 mila persone voi possiamo parlare di una, scelta, di una scelta privata, però forse una critica che gli viene mossa è quella di aver tolto un po' di popolarità. Sì. Uh, all'evento anche no. perché perdonami uh, faccio giusto soltanto una parentesi voi l'avete trattato chiaramente con una bella foto ma io ce n'ho una ancora pe peggiore o migliore per quello che possiamo definirla biglietti Napoli-San missione, missione impossibile la fila riempirebbe più di un maracanà difficilissimo comprare il biglietto tu parli qua qui parlate sul sito di uh, 121.916 ho lo screenshot di un'amica che era 173.400 e qualcosa quindi è impossibile beh voglio citare un, un, un eminente un collega, giornalista amico. sportivo un collega che tra l'altro qui è di casa che è Paolo Del Genio che ieri giustamente ha detto beh no, però non c'è uno stadio di 400.000 persone quindi mi pare chiaro che qualcuno fuori resti diciamo in una, in una cosa del Io genere. Io invece ho sentito saluto anche un altro collega amico Antonio Petrazzolo che scriveva un post eh, dicendo che ha fatto l'abbonamento al Napoli e ricche non lo sapevo. Quando l'hai fatta a inizio stagione sai era andata via a metà squadra c'era stato Spalletti nel secondo anno sai che Bisognava capire che cosa avrebbe fatto. Giunto che aveva rivoluzionato tutto e quindi chi ha fatto l'abbonamento, effettivamente, si è trovato in, questo, in questa grande fortuna e forse neanche lui lo sapeva. Ma eh, quest'anno, diciamo che è stato l'anno un po' per tutto, per quanto riguarda Napoli e il Napoli, e voi di Napoli Today avete deciso di celebrarlo come, questo è proprio un pezzo, questo, almeno questa tappa diciamo, a tua firma: Napoli 33, la cavalcata di Adirea dalla delusione playoff all'Europa. Perché questo titolo? Perché avete attraversato. Tutte le fasi degli allenatori del Napoli. Sì, lo stiamo facendo. Da, da, dal, dal secondo scudetto ad oggi? Sì, dal, da, da, dall'anno dopo, da diciamo, dopo del sì, secondo sì. scudetto, dal 90-91, quindi dal, dalla squalifica per doping di, 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 di Maradona fino. Alla, alla squadra che ha preceduto poi la squadra vincente di, di Luciano Spalletti. È un lavoro che sto realizzando insieme ad altri due colleghi che sono eh, Mario Parisi ed Emiliano Esposito. In questo caso la puntata eh, che è pubblicata in questo momento è quella della cavalcata di Edireia che raccoglie la squadra eh, in Serie C che dopo il fallimento, dopo la delusione per il, la sconfitta nei pole off con l'Avellino, poi inizia una cavalcata vincente che arriva fino al preliminare di Coppa UEFA con, con il Benfica che purtroppo il Napoli perderà anche per un pizzico di inesperienza in quella stagione poi eh, direi verrà eh, esonerato inizierà Donadoni ma l'anno dopo poi dopo qualche giornata arriverà Walter Mazzarri che mm. scriverà un'altra incredibile pagina di storia recente del, del calcio Napoli cioè ci porterà agli ottavi di Champions League quasi ai quarti, come, con, ha, fatto, come ha fatto come invece dice, poi è riuscito a fare Spalletti in mezzo. Benitez in mezzo a tutto il nome che ritorna, Benitez, Sarri, quindi sì, diciamo, Sarri, Sarri, Sarri. Sarri è stato quindi, il personaggio forse un po' più contorto della storia del Napoli a Napoli. Poi la Juve, è stato lo scudetto perso uh, al, in albergo. Voglio soltanto commentare, e poi chiudiamo ovviamente anche questo capitolo, questa foto. Il Pocio la Vizzi, che penso che fino a, insieme a Cavani sono tra i due eh, giocatori della storia stranieri più amati. Tra l'altro, il figlio di Cavani, se non sbaglio, è entrato nella primavera nelle, delle giovanili del Napoli sì. perché lui è rimasto qui con la moglie. Quindi eh, loro vivono ancora qui, nonostante Cavani sia andato via. Si è addirittura accostato il nome di Cavani. Per tornare a Napoli, tutto quello di Guaini, so, il calciomercato poi è molto bello perché è molto vario, e la foto del Pocio Lavizzi, io... che da lontano, anche da commentatore, ha sempre fatto sì, il titolo per sì, noi. È, 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 è assolutamente vero, io credo che il Napoli ha avuto in questi anni tanti grandissimi bomber Cavani, Guain, Osimen. Uh, eh. Però credo che per uh, ogni volta che il Pocio Lavizzi ha messo la palla dentro, credo che lo stadio abbia risultato in maniera particolare. Ebbene. Anche se non era un grande bomber, mm. non, non, non andava mai in doppia cifra, però credo che abbia davvero lasciato un segno indelebile nei tifosi del Napoli. Pensi, un'ultima domandina su questa cosa, che i, i giocatori di quest'anno, eh, appunto prima eh, raccontavamo di Di Lorenzo che si è tatuato soltanto eh, lo scudetto e campioni d'Italia, resteranno? Saranno ancora nella storia del Napoli? Questa è una domanda davvero da, da un milione di dollari. Da fare diciamo banco le... aggiuntori che pure giuntori <ride> se ne va Credo che insomma, sono sotto gli occhi di tutti le offerte per Osimen. Eh, credo, credo che il dubbio sia su Osimen e Kim. Non credo mm. ci siano dubbi sulla permanenza di, 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 di Quala Schelia, per esempio. Mm. Uh, alcuni giocatori stanno rinnovando, di Lorenzo, Rachmani, uh, uh, Olivera. Resteranno, sicura, resteranno sicuramente, mm. bisogna vedere come andrà a finire per Osimen. Eh, per chi ha una clausola, mm. lo sappiamo tutti, quindi il Napoli non può uh, decidere nulla e Osimene, si arriva a una squadra, davvero vero, mette sul piatto 150-160 milioni. Siamo Dai. certi che la rendesse più grande. Forse la un, ragionamento, un ragionamento va fatto, ma, ma lo fanno tutte le squadre d'Europa. noi non dobbiamo no. dimenticare che è una SSC, società sportiva, quindi è normale che faccia anche i suoi bei conti. Vabbè, queste sono tutte cose che poi lasciamo a, a chi è più esperto di noi, che è chi fa soltanto questo, ah, quindi parla di calcio mercato io intanto ti ringrazio per questa bella grazie pagina oggi di cronaca dove abbiamo commentato la home page di napoli today grazie grazie davvero massimo Romano, grazie, grazie per Nunzia. tutte le volte in cui sei venuto in ritardo in orario ci sei so, solo stato. una volta solo una volta in orario in, eh, in ma io sono donna me lo, eh, lo so lo so <ride> grazie grazie massimo romano noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria e ritorniamo subito dopo naturalmente con la buon'ora Antico sapore di dolcezze, una lunga tradizione che abbraccia generazioni, una qualità che sa di eccellenza. Questa è la storia dell'antica Grimaldi, un'azienda che ha fatto della genuinità il suo marchio di fabbrica. I torroni lavorati ancora a mano, l'amore per la tecnica artigianale, la cura e la selezione delle materie prime fanno innamorare ogni goloso al primo morso. L'antica Grimaldi, il torrone preferito per le tue feste. Per la dichiarazione di redditi, rivolgiti al CAFMCL. Qui personale qualificato ti informa correttamente sulle modalità per un'elaborazione sicura della tua dichiarazione. CAFMCL, tanti servizi. Un unico obiettivo, semplificarti la vita. Il CAF MCL ha diverse strutture in Napoli e provincia. Vai sul sito www.cafmcl.it per conoscere quella più vicina a te. Non perdere tempo, non sbagliare. Vieni al CAF MCL. Amore, sono a casa. Amore, allora, com'è andata? Riunioni, riunioni, riunioni. E tu? Che cosa hai fatto in questi giorni? Ho ristrutturato il bagno. Bene. Come hai ristrutturato il bagno? Vieni a vedere. Dai. Ta-da! Ehi, hey, ta-da, quanto ci è costato? Con doccia-time pochissimo e incomoderate. Mm. Doccia-time è un'azienda con una solida esperienza e con tanti punti di forza. Ristrutturerete il vostro bagno in sole 48 ore lavorative. Con un unico interlocutore, progettazione esecutiva, personale selezionato, direzione lavori, pratiche amministrative e detrazioni fiscali, selezione dei prodotti, consulenza finanziaria. Adesso però ho da fare cosa? Devo godermi il mio nuovo bagno. Il mio. Il nuovo il bagno è anche il mio. Tata! -ta. Doccia time. Presto detto, presto fatto. Benvenuti da Cirella Arredamenti. Questa volta sono da solo a presentarvi questo straordinario mobilificio, Una chiamata. Chi sarà mai? Ciao! Non potevo lasciarti da solo. Mi trovo nella sede di viaggio di Cirella Arredamenti, dove c'è una nuova esposizione con tante belle soluzioni di qualità. Brava Lia! Ma anche qui, eh, a Charlie Chaplin, c'è un'esposizione straordinaria. E eh, hai ragione, ma adesso parliamo delle offerte del momento. Sì, per chi acquista una cucina nube con quattro elettrodomestici, due sono in omaggio. E se acquistate nella nuova esposizione una cucina con quattro elettrodomestici, il regalo è una smart tv da 50 pollici. E possibilità di finanziamento senza busta paga fino a 5.000 euro. E come sempre da Cirella Arredamenti, trasporto e montaggio in omaggio. Cirella Arredamenti! Venite in una delle due nostre sedi. E, e noi, noi ci troverete, troverete qui. qui! Cirella Redamenti! studio naturalmente con la buonora, lo abbiamo detto oggi, ultima puntata, quindi abbiamo deciso di parlare di un argomento davvero molto importante, molto attuale e di farlo come sempre alla nostra maniera, ovvero da tanti e diversi punti di vista. Io vado subito a salutare e ringraziare ovviamente per essere qui il nostro parterre, a partire dal professor Umberto Di Capua, professore dell'IPSEOA detto Cavalcanti. bene, Ippolito Cavalcanti di San Giovanni a Teduccio Buongiorno. professore di cosa se posso chiedere? Di diritto professore di, eh, professore <ride> di diritto poi dopo chiederemo anche ai ragazzi: saluto sì. e ringrazio Anita Della Corte, psicologa della rete DAFNE, che adesso poi ci, ci spiegherà anche lei che cos'è la rete DAFNE. E saluto e ringrazio Antonella Funicello, avvocato invece della rete DAFNE, quindi è una rete ovviamente eh, che prevede più funzioni e anche più supporti in questo caso. Da quest'altro lato saluto e ringrazio Francesca Migliaccio eh, dell'Associazione Amici Obesi, grazie Buongiorno. per essere intervenuta, Buongiorno. e Chiara Biaggino. Eh, della compagnia Biagini. Scusa, eh? No, no. Gini, No, così dopo non posso più sbagliare. Eh, della compagnia Schulz, una compagnia teatrale, sì. che ha fatto musical, eccetera. Poi vedete una sedia vuota, ma ci sta raggiungendo il professor Mario Musella, Dopo lo ripresenteremo, direttore dell'unità operativa complessa di indirizzo bariatico della Federico II, che ci parlerà anche, ovviamente, dal punto di vista proprio chirurgico di quello che è il tema di oggi. E oggi sono molto contenta di avere anche un bel pubblico. Saluto prima le prof, la prof Anna Esposito, la prof Anna Borrelli. Grazie per essere, per essere qui. E poi i ragazzi che hanno fatto parte del progetto legato all'Istituto Cavalcanti, di cui ci parleranno, che è un progetto proprio di, come dire, si parla di bullismo, che è molto legato alle tematiche che abbiamo affrontato oggi, ma avremo modo di parlarne. Allora iniziamo subito con la prima foto, quella che ci parla di body positivity e body scemico, con questo titolo. Poi ne parleremo in maniera anche più approfondita. Rosaria, morta a 22 anni dopo l'intervento per dimagrire il dolore dell'amica su Facebook è ribella così. Allora voglio eh, parlarne, voglio iniziare eh, da te Francesca, perché eh, facciamo un piccolo passo indietro. Noi siamo state entrambe, eh, io diciamo come moderatrice, tu come eh, relatrice, protagoniste di un convegno. Dopo ne parliamo anche con il prof. Mosella, che abbiamo tenuto proprio all'Università Federico II, in cui abbiamo parlato dell'importanza di comunicare da parte di noi giornalisti, e anche voglio dire il rapporto con i medici, eh, quella che è la body positivity e la body shaming. Amici e è un'associazione eh, che racchiude un po' coloro che si sono sottoposti ad interventi di chirurgia bariatrica non e non solo e che hanno perso notevole peso. Quando ci vedemmo in quell'occasione la Federico II eh, era lo scorso primo aprile, ci fu anche un intervento da parte della vostra associazione che mi colpì molto. Si parla tanto di body positivity, quindi questa cosa di essere curvi, questa cosa di essere in qualche modo eh, di accettarsi per le proprie forme, ma non è sempre così. Eh, tu eh, sei stata sottoposta, tu pensi prima ad un intervento di chirurgia pariatica, quindi forse hai vissuto, anche se magari non sui social, non lo so, forse anche, anche lì, quello che è stato il body shaming e poi sei riuscita, prima di tutto per un fatto di salute, a, ad avere un peso che ti consentisse anche una vita diversa. Qual è la tua esperienza? Allora, um, il, il body shaming io l'ho subito anche a casa, nel senso che è qualcosa anche di sottile in famiglia che si subisce senza volere, ma si subisce. Si subisce anche dalla classe medica, nel senso che ora la classe medica è preparata, ma quando ero piccolina non rientravo in quelli che erano i parametri, per cui ero una bambina leggermente sovrappeso. Quindi io l'ho subito sempre. Il discorso del Bosi Positive è un, un, nasce... Per, in contrasto posizione del, del body shaming e nasce con una buonissima intenzione e quindi è, è giusto. È. Oggi però c'è un, un discorso da fare che è molto sottile, nel senso che eh, va benissimo, però ricordiamoci che essere portatori di... Obesità significa poi essere anche malati di altre cose. Le famose comorbidità. Di Le comorbidità. Io personalmente, eh, diciamo come mia esperienza personale, che ho subito il body shaming da sempre, anche quando ero una persona solo leggermente sovrappeso, perché ricordiamoci che ci sono dei modelli ai quali tutti quanti Diciamo, eh, vengono portati come esempio. Anche senza social, perché, senza di social, senza social, perché io ho 62 tua. anni. Quando ero ragazzina di 14 anni, lo stesso c'erano dei modelli ai quali, ai quali la società voleva che tu ti attenessi. Quindi oggi è tutto amplificato, ma esistevano anche prima e quindi eh, voglio dire oggi è terribile perché oggi è tutto amplificato dai media, da, 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 da TikTok, da, da, da Twitter, da, da tutto, però esistevano anche prima e quindi io lo subivo in maniera chiaramente ridotta perché eh, lo subivo soltanto scuola lo subivo, nel gruppo ristretto di persone ma l'ho subito e l'ho subito veramente quando non c'era necessità. Il problema è che noi ce lo attiriamo perché quando sei una persona insicura te lo, te lo prendi, te lo prendi e te lo porti. Se sei una persona sicura te lo fai scivolare. Problema, questo è tutto anche, perdonami, un mondo che poi riguarda l'ambito psicologico, eh, male, perché psi voi anche quando affrontate questo intervento, eh, come dire, affrontate anche un percorso sicuramente, psicologico. Sicuramente, però bisogna anche dopo. sul body positive bisogna stare attenti perché nasce con una buonissima sì. intenzione. Però bisogna stare attenti perché io eh, e anche come associazione eh, vediamo, eh, eh, ognuno deve essere accettato come persona. Mm -hmm. Qualsiasi corpo esso porti o qualsiasi... Cioè io sono Francesca, sono stata Francesca a 170 kg e sono Francesca oggi che ne ho persi quasi 80. Io sono una persona e questo che va trasmesso... Sono una persona con tutti i miei sentimenti, eh, le mie, eh, i miei pregi e i miei difetti. Il body positive dovrebbe trasmettere principalmente questo, e, eh, perché grasso non è sano ed è questo che va tra comunque trasmesso. Poi io come persona sono io a 170 e a... Questo però ecco, è, è un aspetto appunto, che poi lo vedremo anche, anche dopo. Invade, invade e coinvolge anche la società che non è pronta a questo Eh non Lo so, interessa... però noi la dobbiamo, sì. la dobbiamo anche come associazione. Noi ci battiamo moltissimo contro la stigma. Cioè noi facciamo parte di un'associazione europea, la ES SPO che oltre alla parte medica è molto, molto, eh, diciamo, si batte moltissimo. Io ho prestato la mia immagine a 130-140 kg in una banca dati dove questa immagine, io sono una persona normale, che fa una vita normale, che è nella società, che lavora, che va in piscina, in... con quel peso, io sono una persona normale. E questo che va trasmesso però devo pensare alla mia salute beh, questo appunto è un altro aspetto uh, importantissimo che dopo affronteremo anche in maniera più approfondita ma volevo concentrarmi, dottoressa della Corte uh, lei è psicologa della rete uh, Daphne, quando ci siamo sentite, beh, mi ha mandato anche un po' di, uh, di appunti, un po' di cose e ci ha tenuto a precisare il rapporto tra body shaming e social network che è un rapporto, anche se esisteva già prima che però adesso si è creato ed è diventato ancora più forte e le conseguenze psicologiche del body shaming. Alle sue spalle abbiamo un gruppo di ragazzi, sono ragazzi eh, studenti delle scuole superiori, quindi sono coloro che sono più vittime da questo punto di vista di quello che succede quando si dà un'immagine completamente distorta, completamente sbagliata di quella che è la bellezza, di quello che è il piacere e il body shaming è esattamente questo. Adesso facciamo giusto il gossip sull'attualità, la famosa foto della Ferragni, eccetera. Che poi si può essere d'accordo o non d'accordo. Ma tendenzialmente anche quelle body shaming, però, e poi le, le do chiaramente la parola, volevo soltanto fare un piccolo appunto, c'è stato, facciamo un po' di gossip, va bene, Fabrizio Corona che ha criticato, tra virgolette, una foto di Diletta Leotta, ora perché prendo questi due esempi? Perché ha detto, lei al mare, eh, guardatela, io l'ho fotografata di spalle, c'ha la cellulite, ora si sono scagliati tutti contro Fabrizio Corona perché Diletta Leotta è incinta, perché così ha fatto body shaming, eccetera. Mi chiedo però, e lei chiedo da esperta, è vero, questo è body shaming, ma la foto che Diletta Leotta posta dove è perfetta e dà un'idea di body positivity, che non è, dando un messaggio sbagliatissimo: perché dice, guarda, io sono perfetta anche a cinque mesi incinta. E invece Fabrizio Corona, che poi è stato accusato, ha detto, guarda, anche no? Dove si colloca la ragione in questo elemento, dal punto di vista chiaramente psicologico? Secondo me, la differenza importante che bisogna sottolineare è proprio quella che c'è tra aspetto fisico e immagine corporea. Perché ah. l'aspetto fisico è diciamo, poi la visione oggettiva, di che è, quindi è un'osservazione di quello che può essere un corpo attraverso misurazioni. Insomma, poi i medici, ovviamente, eh, questo lo sottolineeranno meglio di me. Invece, l'immagine corporea è il risultato di quella che è invece la percezione che ognuno ha del proprio corpo e di quello altrui. Quindi questo è assolutamente il risultato. Non no, perché è assolutamente una, un risultato di una percezione soggettiva, quindi non, non c'è una realtà oggettiva dietro questo. Il mio corpo posso vederlo in un modo, ma magari lei può vedere il mio corpo in un altro modo rispetto a come lo vedo io e viceversa. E, e qui tutti potremmo metterci a confronto, in cerchio e chiederci come vediamo l'altro e la risposta sarà sempre diversa. Quindi per questo um, sicuramente ecco, il body shaming è un fenomeno che prima forse non veniva chiamato così o non lo so, che comunque esisteva a prescindere dai social network, però posso anche sottolineare che è un è il risultato di un fenomeno, comunque, cioè un fenomeno comunque socioculturale, quindi è un risultato di un'influenza ambientale. Che viene poi, diciamo, che, che, che poi plasma quelli che sono gli atteggiamenti impliciti della popolazione. Quindi noi assumiamo per imitazione quello che poi osserviamo. Quindi ecco, se io guardo l'immagine di, di, di Diletta Leotta perfetta vado ad assumere implicitamente quell'atteggiamento, ovvero la tendenza a voler raggiungere quella perfezione. Ora io l'immagine non l'ho vista, però insomma un po' si social. Sato, tra quella. Ecco. E questa era, era la cosa particolare. Non tanto la perfezione di Diletta Leotta, quanto il fatto che Fabrizio Corona, che pubblica una foto di spalle, poi sia tacciato e dire tu hai fatto body shaming. Io proprio in questo caso non lo so. Cioè, da una mia, una mia come dire, impressione personale, perché. Lui paradossalmente non ha fatto body shaming, ha pubblicato una foto veritiera. Molto spesso le attrici hanno fatto queste, uh, pubblicano foto senza trucco, uh, che ne so, queste operazioni in verità. Sono bella così. Un esempio su tutti, la, uh, come si chiama quella straniera che faceva Zelig, che è stata anche applaudita a Napoli. Aiutatemi voi ragazzi. L'ha incontrata, l'ha incontrata. Sei bellissima. Cioè, Anche voler sottolineare, sei bellissima, questo. Che lei è bellissima non è che glielo dobbiamo dire se ha la cellulite o se non ce l'ha, certo. giusto? Certo. È un po questo anche il discorso che viene fatto. E questo, tutto questo, perché il body shaming non è soltanto un fatto psicologico, ma è anche un fatto legale. Cara dottore Avvocato, giusto? Avvocato Funicello. Quando è che il body shaming diventa un reato? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che in Italia, almeno per ora, non esiste un reato di body shaming. E siccome esiste, il principio dell'egalità, insomma. Il docente di diritto mi può dare supporto su questo, cioè nessuno può essere perseguito per un reato che precedentemente non era stato già previsto come reato. Diciamo però tuttavia che eh, molte volte, la maggioranza delle volte, quando vengono realizzate queste condotte, queste condotte possono integrare, e ripeto molto spesso lo fanno, altre forme di reato. Quali eh, dalla diffamazione agli atti persecutori, addirittura all'istigazione al suicidio, perché ovviamente abbiamo sentito no? adesso la dottoressa della Corte, ci ha fatto comprendere quanto poi in quella percezione del proprio corpo conta per l'integrità psicofisica di una persona. Bene, in, ovviamente oggi c'è un aspetto in più, e cioè quello dei social network. Ecco, anche all'epoca mia esisteva, io ormai ho 50 anni, e esisteva no, il diciamo, puntare il dito contro chi aveva qualche chilo in più, ma rimaneva, come diceva la dottoressa, nella cerchia, nell'ambito del nucleo classe, della famiglia. Oggi invece una condotta perpetrata sui social network ovviamente ha una diffusione rapidissima e, e raggiunge molto spesso, esatto. una volta pubblicata una foto, un esatto. commento, resta lì. Per fortuna, proprio l'anno scorso la Cassazione si è espressa e mh, diciamo, ha chiarito che in particolar modo quando queste condotte vengono realizzate attraverso i social network identif e identificano e concretizzano proprio una, um, una forma aggravata mm -hmm. perché ovviamente la particolarità del social è proprio quella che dicevamo prima, cioè il fatto di raggiungere velocemente tantissime persone. Quindi mio consiglio è denunciare sempre, saranno poi gli organi preposti ovviamente a valutare se ma la legge ci dà dei mezzi e dobbiamo assolutamente utilizzarli. Allora, avvocato, lei ci ha parlato ovviamente di quando eh, la cosa già è successa, quindi come curare il, il sintomo che poi vediamo, se lo vogliamo definire così in termini medici. Ma per fortuna c'è chi va a curare proprio le, la malattia, come fanno all'Istituto eh, Cavalcanti di San Giovanni a Teduccio. Andiamo a vedere anche delle foto, perché avete fatto un progetto molto particolare che si chiama C'era una volta San Giovanni a Teduccio. Sì. Eh, parafrasando il famoso C'era una volta eh, in America, voi siete chiaramente una scuola, eccolo qua, c'era una volta San Giovanni, vedete San Giovanni a Teduccio progetto cinematografico, vediamo anche le foto dei ragazzi che sono stati protagonisti a 360 mm. gradi, perché sono stati attori, autori, eh, registi, eh, sceneggiatori, hanno fatto praticamente tutto loro dopo aver fatto opportuni corsi, chiaramente, quindi dopo essere stati un attimo preparati e hanno creato questi due corti, giusto? Uno sì. era sul... sulla bulimia e l'altro sul... sul bullismo. Bullismo, bullismo cyberbullismo. Sì. Ok, come nasce questo progetto? Il progetto nasce nell'ambito del piano nazionale cinema e immagini per la scuola. E in particolare patrocinato dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero mm -hmm. della Cultura. Eh, ci hanno dato la possibilità appunto di realizzare due cortometraggi. Mm -hmm. Abbiamo aderito subito grazie anche alla disponibilità del nostro dirigente che è molto attenta, la professoressa Carmela Libertino alle didattiche innovative e formative. Per lavoro a due istituti, giusto? Sì, Umido, è anche... e sì la Solimena, okay. l'istituto secondario di primo grado eh, Solimena, Russo Solimena. Che, con la quale abbiamo stabilito diciamo, un rapporto di partenariato e abbiamo anche inserito due società esterne che ci hanno aiutato nella parte tecnica, ovviamente: sono la IPS Italia e la DEGEC, che hanno aiutato appunto i ragazzi a. Parliamo um... di quanti ragazzi coinvolti? Allora, 25 ragazzi coinvolti a che tra l'altro ha coinvolto anche ragazzi diversamente abili, sì, quindi è stato anche sì, un momento di sì. inclusione. Di inclusione di di certo, certo che è una cosa molto importante, sia nella Solimena sia nell'Ippsola Cavalcanti, 20 ragazzi coinvolti invece dell della, della Solimena, della scuola media di San Giovanni Attiduccio. Perché San Giovanni è l'unico luogo orfano. Sì, di un, di, un cinema, cinema. di un cinema. Esattamente. E quindi poi vi siete andate a inserire. Vabbè, Abbiamo voluto mancava. sensibilizzare appunto a partire dai ragazzi, la, la, la cittadinanza, cioè la, la popolazione di San Giovanni Atteduccio, appunto alla questione cinema che manca. Che invece adesso, grazie a voi si sta. Sì. Voi avete anche già presentato lo scorso 26 maggio, giusto? 23 maggio, 23 maggio. Sì. lo scorso 23 maggio, martedì discorso praticamente. Sì, con l'evento finale. Con l'evento finale, perfetto, avete già anche eh, presentato questi. È nato molto bene, c'erano sì. anche, anche i genitori e quindi dopo ascolteremo anche proprio la voce dei eh, ragazzi. Dal, dal cinema ai musical. Chiara Biaggini della compagnia Schulz. Vediamo anche qualche foto della compagnia Schulz di quello che è stato eh, quello che avete realizzato voi, poi ci spiegherai, perché non so se tu sei una delle autrici assieme ad altre persone con un progetto che si chiama Loser Like. Loser like me, sì, io like sono l'autrice dello spettacolo. Vediamo delle foto di Chiara altri. Biaggini. Dici, dici, possiamo, possiamo È prodotto da altre due persone insieme a me, però è nata da un'idea da questi ragazzi, appunto perché siamo una compagnia di tutti i ragazzi giovanissimi. Mm -hmm. e abbiamo subito bullismo a scuola. Sì, sei giovanissimo, infatti quanti anni hai? Passi 30. Eh, beh, e tu ti porti bene. Porti... Compagnia Sciolta è una compagnia teatrale. Sì, è una compagnia teatrale. Oh, teatrale eh, Qui è proprio una mattinata con i ragazzi che del liceo bello. e delle medie. E, è stato un pubblico nuovissimo, avevamo tanta paura perché appunto portavamo il bullismo, il cyberbullismo e il body shaming. Che noi portiamo tutti i tipi di discriminazione. Super like me, perdente come me. Esatto, sì, perdente come, come me. Allora, noi abbiamo scelto questo titolo un po' perché questa, questa, mh, questo musical è... Inedito, ma ha un, un soggetto edito. Eh, viene da una serie televisiva americana che conoscono penso i ragazzi, che è Glee, e da qui noi abbiamo preso un, questo, solo questo soggetto, poi l'abbiamo trasformato ovviamente a modo nostro con le nostre esperienze perché ci sono stati tutti i ragazzi, tutti noi abbiamo subito a scuola un, un certo tipo di bullismo, e ad oggi anche cyberbullismo, perché i commenti non mancano. Perdente come me nasce dal fatto che nella canzone, appunto, noi diciamo che eh, tu bullo. Pensi che io sia un perdente, tu sei un perdente esattamente come me, se io sono un perdente anche tu lo sei. E perdiamo il simbolo della granita, la granita in faccia, mm. questo è un simbolo diciamo di violenza, che noi mettiamo solo questo e quando al bullo, uh, bullo, vuole bullizzare, butta questa granita in faccia al perdente e in questo spettacolo appunto che la colonna sonora è Loser Like Me, che è proprio la canzone, noi citiamo il uh, se sei un perdente, se sono un perdente io lo sai anche tu. E quindi poi odiamo... poi anche dei ragazzi. Perché questo è una, una mattiniera, come si dice, un musical. In mattinata, sì, sì, allora per le scuole, innanzitutto devo dire che avevamo, eravamo terrorizzati perché in questo musical trattiamo anche un argomento che appunto vedete c'è un ragazzo che è vestito da donna che tra il primo e il secondo atto cambia sesso, insomma decide di cambiare, dice io non mi sento uomo ma sono in realtà una donna e avevamo il terrore. Che i ragazzi non accettassero questa condizione, insomma, avevamo il terrore che non. E eh, lì che, dove siamo? Al Teatro Pierrot, a Ponticelli. Ah, e eh, quindi restiamo in casa. <ride> cioè, esatto, la no, eh, questa, eh, questa è una cosa particolare. Sì, sì, di, eh, appunto. Poi le scuole erano di San Giovanni, eh, Ponticelli, ce erano varie e sono state due mattinate, uno dietro l'altro. Questa è la seconda, se non erro. E, allora. Quando noi, io e un'altra ragazza, poi rappresentiamo proprio il body, body shaming, tra l'altro, e quando arriva una scena in cui noi cantiamo la canzone Beautiful, quella di Cristina Aguilera, perché lei viene bullizzata, tra l'altro, da un insegnante, ma facciamo capire che è l'insegnante perché eh, i ragazzi già l'avevano bullizzata, e questo insegnante le dice che lei non sarà mai una reginetta perfetta, perché c'è il, il, il ballo di fine anno. E lei dice: io Non sarò mai una reginetta perfetta per te, ma io lo sono. E i ragazzi hanno protetto. Noi sentivamo dal pubblico la protezione, ci incitavano e odiavano quella professoressa. Eh, appunto. Poi anche ovvero. i ragazzi. E hanno questo odiato. ci dà l'idea, cara Chiara che eh, basta dirlo, cioè nel senso che i ragazzi lo percepiscono. Non hanno una chiusura se noi gli facciamo vedere, gli dimostriamo che invece c'è un'apertura. A proposito di apertura e chiusura, noi ci fermiamo adesso per una brevissima, proprio breve, breve, breve pausa pubblicitaria e ritorniamo naturalmente subito dopo con la buon'ora. Benvenuti ci da Cinella Arredamenti. Arredamenti. Questa volta sono da solo a presentarvi questo straordinario mobilissimo. Una chiamata chi sarà? Erennio! ciao, non potevo lasciarti da solo. Mi trovo nella sede di Viardino di Cirella Ridamenti, dove c'è una nuova esposizione con tante belle soluzioni di qualità. Brava Lia! Ma anche qui, e eh, a Charlie Chaplin, c'è un'esposizione straordinaria. E hai ragione, ma adesso parliamo delle offerte del momento. Sì, per chi acquista una cucina nube con quattro elettrodomestici, due sono in omaggio. E se acquistate nella nuova esposizione una cucina con 4 elettrodomestici, il regalo è una smart tv da 50 pollici. E possibilità di finanziamento senza busta paga fino a 5.000 euro. E come sempre da Cirella Redamenti, il trasporto e montaggio in omaggio. Cirella Redamenti. Venite in una delle due nostre sedi. E, e noi, noi ci troverete, troverete qui. qui. Cirella Redamenti. rieccoci in studio con la buonora allora abbiamo appunto visto adesso sta arrivando anche il nostro prof il nostro esperto proprio di, di chirurgia abbiamo un po' visto anche quelle che sono le esperienze che vanno un po' oltre quelle accademiche in senso stretto psicologia, diritto appunto una esperienza ovviamente personale eh, per capire anche quello che c'è dietro tutto questo quindi quello che succede appunto quando noi poi come abbiamo visto prima con Chiara lo raccontiamo, lo facciamo raccontare ai ragazzi e io lo voglio chiedere proprio ai ragazzi. Prima un attimo alle prof. Che cosa voi avete eh, coordinato appunto questi ragazzi, li avete guidati in tutto questo, eccetera. Che esperienza è stata per voi, che siete un po' uscite dall'ambito di rapporto docente-alunno eh, che insegna appunto eh, la materia? voi insegnate cosa, professoressa? Io insegno francese. E la professoressa? Io sono docente di sostegno. Ok, quindi dal, dal vostro ruolo tra virgolette accademico e vi siete immerse invece in quello che è stato un ruolo diverso. Che ruolo è stato? Allora, noi abbiamo fatto da coordinatrici del progetto ed è, stato, uh, è stata un'esperienza davvero molto entusiasmante perché intanto ci siamo avvicinati agli alunni in una maniera totalmente diversa mm -hmm. e abbiamo imparato anche noi, perché siamo stati anche noi uh, alunni, abbiamo seguito un corso prima di mm. poter poi uh, essere tutor e uh, tenuto da un esperto del MIC. E a nostra volta abbiamo imparato anche dagli alunni, quindi c'è stato un rapporto quasi direi capovolto, quindi è stato bello e eh, il bilancio è assolutamente positivo perché eh, addirittura alcuni alunni che si stavano allontanando dalla scuola sono stati ritirati dentro la scuola sì c'è stato un aspetto molto importante che si sono scoperte poi abilità doti di questi allievi che prima magari loro stessi non conoscevano ma mh, non volendo togliere la parola assolutamente a lei, passo ai la, ragazzi, la parola ai ragazzi per capire voi che ruolo avete avuto brevemente magari presentatevi giusto il nome e che esperienza è stata per voi? No, che ruolo hai avuto in questo progetto e che esperienza è stata? Allora, sono Tonia uh, di Micco e ho avuto il ruolo della protagonista. Eh non a caso, <ride> diciamo. <ride> ho avuto la fortuna, diciamo, di avere questo ruolo perché mi ha dato la possibilità di immergermi totalmente nel, nello stato d'animo di uh, Jasmine, uh, la ragazza bulimica, in questo caso del corto. E uh, veramente stata um, un'esperienza unica. Non avevo mai... Uh, Provato esperienze in questo campo perché noi siamo in, in tutto Alberghiero quindi è stata un'esperienza l'attrice allora? Lo spero perché mi ha, mi ha aperto un mondo ecco, questo. È il primo esempio, professore, di quello che dicevamo. Voglio sentire anche la quota maschile sì. di, questo, di, di questo gruppetto. Buongiorno Ma, ehm, sono Patrizio Folliero, sono aiuto regia di, di questo cortometraggio. il regista, posso dirlo? Ce l'hai, ce l'ha, ce la faccia del regista. Posso dirlo? Là, faccia del regista. E, mh, ho seguito interamente questo progetto a pieno e mi sono interfacciato molto bene con la protagonista è stata un'attrice fantastica delle scene molto complicate ma che comunque con tanto entusiasmo siamo riusciti a portare a casa e sono molto felice di ciò e è stato difficile lavorare comunque con tanti ragazzi e però comunque il è... risultato è stato portato, portato esatto. a casa sentiamo anche le altre due, le altre due ragazze sempre nome e che ruolo avete avuto? Io sono Esther Falchè e ho, ho avuto in questo corto il ruolo di scenografa, oh. e, è stata una bella esperienza. Scusate, ma i ruoli ve li siete assegnati tra di sì, voi, sì. quindi secondo le vostre attitudini? Sì, okay. abbiamo scelto ognuno di noi il ruolo che più ci, più ci rappresentava. Sei stata e... soddisfatta con le scenografie finali? Sì, è okay. stata proprio una bella esperienza che abbiamo avuto tutti quanti noi. Uh, in particolare ha aperto proprio un mondo mm. in generale. Uh, ha fatto scoprire a me in primis avere una... Um, una sorta di dote nel creare le ma guarda è una cosa che il prof quando ci siamo sentiti in varie occasioni ha sottolineato ha detto ragazzi voi fate l'istituto alberghiero sì. quindi sono lontani tra virgolette ovviamente eh, da questi temi però effettivamente sentiamo anche l'ultimo vediamo se anche lì c'è stata questa scoperta perché abbiamo un regista un'attrice una scenografa io invece mi chiamo Giovanna Incarnato e ho fatto la costumista, sì, quindi. Eh, tutte, ce le abbiamo. perfetto. Ho aiutato Tonia e l'altro protagonista col trucco parrucco e a portare tutti i vestiti delle varie scene. Eh, beh, tu hai fatto la parte divertente, però sì, dai, dai esatto. possiamo dire, lei ha fatto la parte divertente. Grazie, esatto. grazie davvero ragazzi. È bello anche scoprire delle nuove, delle nuove donne, perché magari uno inizia un percorso formativo in un ambito e poi dice, vabbè, forse, forse posso sì. fare anche altro. Io sono molto contenta di dare il benvenuto al professor Mario Musella, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale ad indirizzo bariatrico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II buongiorno c'è una cosa che deve aggiungere bariatrico e? metabolica, metabolica. <ride> va bene allora professore noi abbiamo iniziato a parlare questa, in questa puntata di body positivity e body shaming ho fatto anche riferimento al convegno organizzato assieme alla Federico II in cui abbiamo voluto parlare di come si deve comunicare uh, una determinata mm -hmm. branca della medicina che è proprio quella della chirurgia bariatrica e chiedo alla regia se è possibile dire mandare in onda eh, quella schermata in cui parlavamo appunto di body positivity e body shaming, che è una schermata che ha fatto anche molto riflettere proprio in, quella, eh, in quel convegno. Quella frase particolare, eri bella così, prima con Francesca abbiamo parlato anche di body positivity, quindi questa percezione di grasso è bello, eh, la cosa curvi, la, il corpo curvi non è un corpo sbagliato. Perché Francesca ci diceva, la body positivity nasce con un buon intento, che va bene, che è quello anche di contrastare il bullismo e in qualche modo il body shaming. Ma sì e no. Ma sì e no, nel senso che poi ognuno vede se stesso nella misura in cui il mondo vede la gente, voglio dire, non c'è una regola. I messaggi che ci arrivano dai media in generale, ma non solo dai social è il corpo magro, atletico, tonico, eh, che sta bene in costume da bagno, eh, viceversa eh, l'obeso, la persona in sovrappeso è sempre vista o, o non è proprio vista, non, non si rappresenta nei telefilm, nei film, eh, negli sceneggiati, a meno che non si voglia proprio significare una persona con quel problema, noi non la vediamo mai. Se riflettiamo un attimo quelle che la nostra normale utenza televisiva, non vediamo mai un, una persona in sovrappeso o meno che mai obesa, è come se non ci fossero, mentre invece nella vita reale ci sono, altro che se ci sono. Prima Chiara ci raccontava eh, di un musical organizzato proprio in cui parlano eh, di eh, cyberbullismo, di bullismo, eh, lei ci raccontava la sua esperienza di esserne stata vittima, così come Francesca ci diceva eh, appunto la body positivity parte bene, ma sì e no, perché? Quando noi... Allora, fa quasi strano anche dirlo, ma quando noi vediamo una persona obesa e facciamo body positivity, o lei stessa dice, no ma... Sto bene così. È così? Sta sì, bene? sta bene così, ci sono anche gli obesi che stanno bene come stanno. Ma in salute? Questo poi è il punto è, che noi è, ci dicevamo. Certo. Perché, è perdoni, entriamo... dico completo, è ribella così, ci porta ad un errore, di cui lei ci diceva. Uno non si opera soltanto perché si vede brutta o non si vede in forma, così come abbiamo detto finora, ma si opera... Per stare bene, eh, eh, qui. purtroppo um, chi cerca questa chirurgia quasi sempre cerca una soluzione estetica, mm. questo è il punto di partenza sbagliato. È chiaro che poi negli anni la ricerca, Guarda, questa chirurgia nasce molti anni fa e in Italia ha avuto un grosso sviluppo, l'Italia è una delle nazioni più all'avanguardia da questo punto di vista, eh, c'è da dire che eh, la ricerca poi negli anni. Ha dimostrato quanto questa chirurgia, oltre ad avere una, una funzione appunto di, di perdita di peso, di recupero di attività normali, una socialità normale, avesse, ma questa è una cosa recente, eh, parliamo degli ultimi 15 anni, una straordinaria efficacia nel guarire molte volte quelle disfunzioni, chiamiamole così, metaboliche o quelle comorbidità, quelle, cioè, come il diabete o l'ipertensione, che necessariamente o praticamente quasi sempre accompagnano il paziente obeso, e al punto che questa terapia, per questo poi si è parlato di chirurgia bariatrico-metabolica, ehm, è stata suggerita questa terapia chirurgica proprio per curare i diabetici, diabete di tipo 2, il cosiddetto diabete alimentare, che accompagna l'obesità. E in alcuni casi, anche quando i pazienti non sono così grossi, si consiglia questo tipo di chirurgia, c'è un'indicazione precisa. Mm. Possiamo parlare delle indicazioni eh, note alla Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità, ma anche riconosciute all'estero, che prevedono che per un body mass index, che è l'indice di massa corporea tra 35 e 40, poi se vuole spieghiamo cosa vuol dire body mass index, è indicata questa chirurgia. se c'è Che cos'è? L'Indice giusto... di massa corporea è semplicemente il rapporto fra peso e altezza. Voglio mm -hmm. dire, se sei alto 2 metri e pesi eh, 110 kg sei culo. praticamente normale. Viceversa, se sei alto 1,60 m e pesi 110 kg sei oltre. Quindi questo rapporto identifica dei, de, de, delle percentuali dei parametri che fanno sì che. Al di sopra dei 30, diciamo, fra 30 e 35 di indice di massa si parla di obesità di prima classe. Tra 35 e 40 di obesità di seconda classe, oltre 40 di obesità patologica, e un morbido obesità. È, è, non è solo in base a questo. L'intervento è prevalentemente indicato da questi parametri. Almeno questo dal punto di vista proprio delle indicazioni delle società nazionali, ripeto, internazionali. Però poi ci si è resi conto che siccome questa chirurgia,. E ripeto, questo è il motivo per cui la chiamiamo metabolica. Guariva queste persone che buttavano l'ipoglicemizzante orale, smettevano di farsi l'insulina, smettono di prendere l'antipertensivo. E allora si è detto ma cominciamo a usarla anche per pazienti che non sono poi così grossi. E da qui ripeto il termine poi di utilizzo metabolica. Il, il, il problema è reale, eh, bisogna pensare che se consideriamo la, la, la grande platea degli obesi, poi possiamo dare anche qualche numero se vuole, eh, praticamente se parliamo di obesi patologici più del 20% è obeso, è diabetico. È di, è obeso, è diabetico. Quindi e il diabete è una malattia anche molto particolare che può portare anche a... può portare a morte. Eh, L'obesità e le sue comorbidità, io lo, ne parlo spesso con i miei pazienti, sono dei killer formidabili molto più subdoli del cancro, se vogliamo, o delle malattie cardiovascolari, rispetto alle quali c'è tutt'altra attenzione da parte dei media, sono estremamente efficienti, più lente e per questo più subdole. A volte, ecco, tornando al discorso di body positivity, quanto è simpatico il grassottello, quanto è simpatica, ma in realtà sono dei killer spietati che ti ingannano ti ti dà la sensazione di farti stare bene, ma non è così. Allora, mh, grazie professore, noi abbiamo parlato anche di, con la rete Daphne di uh, body positivity e body uh, shaming dal punto di vista psicologico e dal punto di vista legale, ma c'è anche un sito che voi avete che si chiama infovictmix.it, vediamo se con l'aiuto... Eh, eccolo qua. A che serve? Perché molto spesso le persone fanno fatica a chiedere aiuto perché cos'è che non chiedono aiuto e quindi magari possono farlo tramite il, il web? E quali sono i servizi che vi offrite attraverso questo portale? Certo. Allora, questo sito nasce proprio dal, dall'idea di uh, dare informazione a quella, ai cittadini. Noi come rete ci occupiamo di tutti i tipi di reato, quindi uh, vittime di reato generalizzato. Ok. Um, attraverso questo sito che è stato creato con rete Daphne che poi appartiene ad una rete molto più grande che rete Daphne Italia e insieme all'associazione Libra che è un altro ente del terzo settore offriamo questo portale è gratuito per... il servizio che si Sì, sì okay. è tutto gratuito, sì, noi offriamo assistenza psicologica, assistenza legale, consulenze psichiatriche e non solo e anche un accompagnamento ai servizi. Molto spesso uh, le persone che uh, sono vittime di un reato non riescono neanche a identificarsi come vittime di un reato. Perché, prima, appunto, parlavamo con, uh, con l'avvocato che ci diceva che non è facile capire quanto il body shaming in realtà sia un reato di per sé, è un reato che fa il paio insieme ad altri, giusto? E questo è il, il riferimento? In particolare, diciamo mh, la rete nella quale noi facciamo parte, che è Rete Daphne Italia e noi Napoli, ovviamente. Ha, da un lato ha sentito l'esigenza per la sensibilità del fondatore, però ha anche accolto quello che ci chiede già da un po' di anni la comunità europea, e cioè di dare assistenza alle vittime di tutti i reati. Mm -hmm. Perché molte volte se facciamo una riflessione, il nostro ordinamento giudiziario è eh, costruito intorno purtroppo all'autore. Mm -hmm. Uh, I riflettori, esattamente, quindi uh, le sensibilità hanno portato a dire dov'è la vittima. Ecco, noi ci poniamo lì, mh, non con, insomma, con diverse difficoltà, per fare cosa? Per dire, perché re, la commissione di un reato è la rottura di quel patto sociale no? che dovrebbe accomunarci e invece molte volte chi è vittima di un reato... Purtroppo non solo rimane, diciamo, solo, ma ha molteplici esigenze per uscire da quel ruolo. Ma forse appunto non se ne rende neanche conto. È la consapevolezza non abbiamo trattato vari argomenti qui alla Buonora. È il primo elemento, ma anche il più difficile e il più complicato. Francesca, ehm, noi abbiamo aperto proprio con te la nostra puntata con la chiacchierata nel cui ci hai spiegato che tu subivi il body shaming ante litteram, Quindi prima ancora che ci fossero i social che lo hanno, appunto, come ci diceva l'avvocato, amplificato in maniera esponenziale. Ma qual è stata, nel tuo caso, perché il professore ci spiegava che attenzione alla body positivity, non è detto che sia esattamente così, perché magari si può nascondere molto di più dietro. Qual è stata la Molla, brevemente, che ha fatto scattare in te il fatto di dire io mi devo operare, io devo perdere peso. Mi sto ridendo perché la mia storia comincia a sette anni quando mamma mi porta dal pediatra perché non rientravo nei parametri, quelli che il pediatra aveva deciso e quindi io ero un chiletto in più. E quindi il primo body shine, io l'ho avuto la mia madre, è da pediatra, quindi eh, eh, voglio dire, era una bambina bellissima, normalissima, però era un chiletto in più. Quindi lasciamo. Negli anni eh, però pochini poi sono diventati. E eh no, e eh, da là abbiamo cominciato e, e poi sono arrivata. Eh, cioè, io ho fatto eh, eh, dieci anni di psicoterapia al terzo psichiatra, perché poi devi anche incontrare la persona giusta. Poi un bel giorno a 170 kg una persona mi ha atteso la mano e io l'ho presa, perché poi a un certo punto tocchi il fondo del barile e eh, se trovi una mano tu la prendi e eh, una persona mi ha portato dal professore Musella. E eh, io ho preso Salve, quella mano, mano. <ride> ho preso quella fare. mano e mi ci sono aggrappata e il caso ha voluto che ci fosse questa mano e io ero eh, diciamo al, eh, veramente ero in una condizione disperata e, e per fortuna io dico sempre io sono una ragazza oggi una vecchia ragazza fortunata e quindi ho trovato questa persona che mi ha aiutato io ero in una situazione disperata e ho incontrato Ma una ci persona. Ci dici che eri disperata? Eri disperata perché avevi problemi di salute? No, perché avevi allora problemi io ero disperata perché dovete. Io vorrei che fosse chiara una cosa: che in tutta questa storia, eh, in tutte quelle che sono i body shining, l'obeso è quello più colpito perché mentre se tu hai un difetto perché sei una persona diversamente a, eh, abile, sei. Non sei colpevolizzato ecco. perché la vita è stata sfortunata con te. L'obeso è colpevolizzato, cioè l'obeso è colpa tua. Perché se sei mangi, così, se non è assolutamente perché mangi? Così. Non c'è niente da fare. Noi siamo colpevolizzati, ma non è così: non è colpa noi nostra. Noi abbiamo anche parlato con spesso delle patologie sono ecco. Noi siamo malati di obesità e che sia ben chiaro a tutti. Noi siamo malati di obesità, la nostra è una malattia da cui è difficile uscirne perché ci sono tanti fattori che ci portano a questo. Io ho cominciato a 5 anni, a 7 anni e l'ho risolta adesso a 62 anni. Io ho un, un disturbo alimentare di cui si parla pochissimo perché si parla di anoressia e bulimia gravissime, ma non si parla della fame compulsiva perché oltretutto la dicono in inglese e non tutti arrivano E, a, e sai cosa è interessante a, che alla, mentre tu alla, alla dicitura in inglese perché, dirti cosa, mentre tu parli Scusami perché no, 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 io sono no, no, una valanga. assolutamente assolutamente <ride> sono qui per questo. Tu parli e lei annuisce e questa è una cosa che ci fa pensare a 60 e passanti, a 30 e passanti. Prima di ridarti la parola, volevo però chiedere al professore che è stato chiamato appunto in causa: chi si rivolge a lei con quali aspettative lo fa? Perché si tocca il fondo prima di arrivare a rivolgersi ad un esperto e poi anche brevemente. È cambiata la tipologia di paziente. Prima poteva essere un paziente che aveva una certa età, oggi più giovane, più vecchio, eh, più donne, più uomini. Com'è la, la varietà dei pazienti? È Un punto molto importante. Fino a vent'anni fa veniva dal chirurgo bariatrico chi veramente superava i 180 kg, i 170 kg. Cioè parliamo veramente dei grandi obesi, di quelli che beh, non uscivano di casa, insomma voglio dire. Perché questa chirurgia, lo ripetiamo, ha uh, una grossa valenza uh, metabolica, uh, efficacia bariatrica, insomma, riduce il peso e migliora la performance metabolica. Ma uh, questa chirurgia ha anche la capacità di uh, migliorare moltissimo la propria percezione corporea, la propria cioè, immagine, la, propria immagine, come si prima, la, la propria immagine, la maniera in cui ci si sente e ci si vede. E questo è un aspetto. Um, noi siamo chirurghi, il chirurgo ha un impatto un po' diretto, no? se vogliamo, un po' violento con, con, con la patologia clinica in generale. Eh, infatti con noi lavorano moltissimo gli psichiatri, gli psicologi collaborano tanto proprio perché non è solo un aspetto fisico, biologico, è anche un aspetto anche psichico. Dopo, professore. Eh, certo, è certo, è evidente, perché poi succede questa cosa singolare, il paziente è ex obeso. Dimagrisce, parliamo dall'aspetto psicologico. Uh, All'inizio sta benissimo con la testa, poi magari uh, a volte, se non è ben seguito. Non è soddisfatto o viceversa comincia a vedersi troppo magro perché, la, ripeto, l'obesità è una malattia cronica, recidivante, estremamente sfuggente e, e non è solo compito del chirurgo è prevalentemente compito del chirurgo, oltre certi limiti, evidentemente trattarla. Ma eh, richiede l'aiuto, la, l'ausilio di tanti altri specialisti, psichiatri, psicologi, endocrinologi, cardiologi che devono stare lì perché è una malattia cronica e multifattoriale. Allora, cara, eh, Chiara, appunto era interessante vedere come tu annuivi mentre Francesca parlava. Cioè tu ci hai parlato di questo musical bellissimo che è stato accettato ed è stato anche sentito dai ragazzi. Sì. Ma in tutta questa esperienza tu sei stata la prima vittima di body shaming, sì. quindi nasce probabilmente da questo. Ti senti ancora vittima? Sì, da altre persone che mi dicono sempre una frase, è una frase che prima ho sentito anche. Che bel viso! Peccato <ride> che... <ride> E c'è quel puntino su e peccato che... Eh vabbè. Allora, fino a un certo punto è vero, no? La, la, il corpo, la salute, eccetera, eccetera. E io, se so, parlo personalmente, non mi accetto. Non mi accetto e questo è proprio un percorso psicologico che dovrei iniziare. Ma ho avuto proprio, come diceva anche il professore prima, io ho avuto proprio brutte esperienze con degli psicologi che non mi hanno neanche saputo capire c'è la quindi, rete ma ecco, guarda, guarda, guarda. addirittura non <ride> voglio vorrei. parlare male ma uno no, si è addormentato durante la seduta quindi Come eh, umani, è giusto che non esatto, sempre si trova sì, la relazione esatto, terapeutica giusta quindi non ho incolpato nessuno semplicemente mm -hmm. è, un, è un percorso che sto facendo con me stessa e appunto lo dico ai ragazzi qualsiasi tipo di problema sia il teatro aiuta perché a me questa cosa di esporre la mia fragilità, perché questa è una mia fragilità io ci ho sofferto tantissimo nelle scu a scuola soprattutto ho avuto episodi veramente tanto brutti, però il teatro mi ha proprio aiutato. Ed è esprimere. stato anche un mezzo di comunicazione privilegiato per i ragazzi. Perché prima ci hai raccontato, i ragazzi hanno protetto sì. la parte che nello spettacolo sembrava la parte debole. E quindi è, è stata anche una bella cosa, i ragazzi prima ci hanno raccontato di come hanno scoperto addirittura delle doti e dei talenti che non avevano, quindi cinema, teatro possono essere davvero una strada, e poi ovviamente c'è anche il dopo perché qui abbiamo parlato di prevenzione, ma c'è la rete per quanto riguarda la psicologia, la rete per quanto riguarda anche l'aspetto legale e chiaramente laddove è necessario ed è giusto assolutamente che sia così, si deve intervenire chirurgicamente sottolineando, aprirsi e sottolineando, caro professore, che... Non è un punto di fine proprio brevemente, ma l'intervento è, è un punto l'inizio di una nuova vita di partenza. Perché assolutamente, non è facile. Non è che uno si opera e dice aspetta. No, no, no ma è quello che io. Il concetto che stresso sempre con i miei pazienti. Oggi abbiamo alzato l'interruttore, cambiamo. Inizia. Però devi darmi una mano. Io dico sempre ai miei pazienti: aiutami ad aiutarti. Ecco. Cioè, non pensate in termini di bacchetta magica tac e all'improvviso alto, magro, bello, muscoloso. No. Io ti do una mano e quindi cominci a perdere peso, ma il resto ce lo devi mettere tu. Mangia bene, mangia a orari regolari, fai attività fisica. Può sembrare banale, ma poi chi imbocca questa strada veramente diventa un'altra persona e ti ringrazia di questo. Ancora prima ancora prima, ma io e Francesca siamo amici, quindi non eh, va vale. <ride> no, <fai adesso. ride> vale. però, eh, ancora prima che eh, il fatto di essere dimagriti ti ringraziano perché si sono ritrovati come esseri umani. Ma questo è l'aspetto più vedemmo stimolante: proprio, vedemmo proprio quello. Le varie persone che intervennero dissero proprio quello. Disse, io, mi sono ritrovata e la cosa particolare, giusto, e, e chioso su, su questo: fu come diceva lei, è difficile poi riavere un'immagine perché c'era chi era magra, tu la vedevi, forse proprio tu, Francesca, dicevi io, faccio ancora difficoltà a guardare uno spazio di... non ci passo perché la mia percezione molto spesso allora, è stata quella allora io la difficoltà inversa perché io nasco magra quindi avuto, <ride> per eh? cui quando ero grassa io mi ficcavo e non ci passavo Ecco, cui... è, stato, è stato anche cioè, un... un processo era una... io provavo a arrampicarmi sugli scogli e non ci riuscivo per cui io ho avuto un percorso disastroso sotto questo che aspetto, per fortuna però possiamo definire a, non... a, lieto, a lieto fine es, perdona, no a lieto fine proprio... io sempre allora nei miei drammi perché io avuto la vita tutto. Abbiamo i nostri sì. drammi, non ho avuto una vita più drammatica di altre Quindi, partiamo ci fa da questo però che presupposto. lo racconti, anche qui con il suo ho, ho sempre sorriso. Alle volte, dietro i miei sorrisi c'erano i miei drammi. Oggi eh, sono una donna di 62 anni, quindi eh, dietro il mio sorriso c'è la mia vita, e quindi, con le mie rughe, con, con tutto, ti eh, ringraziamo per, io, avercela, io per avercela, la raccontata. mia vita la racconto, la racconto per loro. Eh, la racconto per loro e, e la continuerò a raccontare per loro. Eh, e abbiamo visto, guarda, proprio come ci dimostrava Chiara, che sono pronti ad ascoltare, questa è una cosa eh, che ci lascia e davvero E Continuerò a raccontarla perché loro sono il futuro e loro devono vivere meglio. Uh, e, e spero che anche uno di loro non, non passi quello che ho passato io a me va bene grazie, grazie Francesca Migliaccio inizio a ringraziare e salutare proprio te dell'associazione Amici Obesi. Besi grazie soprattutto per averci raccontato la tua esperienza personale grazie Chiara Biaggini della compagnia uh, Schulz con il vostro musical uh, bellissimo che è stato appunto anche uh, di sostegno per molti ragazzi grazie al professor Mario Musella direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale ed Indirizzo Bariatrico dell'Università Federico II di Napoli. Grazie, grazie. per l'invito, grazie. Grazie soprattutto per la, uh, la, uh, come dire, averci reso semplice un tema complesso. Grazie per avercelo spiegato. Grazie al professor Umberto Di Capo, professore di diritto del IPSEOA. Grazie. Ippolito Cavalcanti grazie ragazzi per aver partecipato alle professoresse Anna Esposito e Anna Borrelli e grazie alle eh, rappresentanti dell'associazione Rete Daphne Antonella Funicello Avvocato e Anita Della Corte Psicologa grazie davvero, purtroppo siamo proprio in chiusura abbiamo già sforato, non avevo dubbi noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria e ritorniamo subito dopo con la buon'ora ottimo il caffè grazie. mia moglie ha le mani d'oro anche se sì. gennaio caldo effettivamente fa molto caldo arriva l'estate e si chiude bottega ma riapriamola questa bottega chiamate corvino impianti vi fate installare un climatizzatore inverter a risparmio energetico fornitura installazione e collaudo a partire da 20 euro al mese tutto incluso guarda avanti scegli corvino impianti corvino impianti clima riscaldamento idraulica Pastore Sposa e Pastore Sins 1940 vi danno il benvenuto nell'atelier più fornito di moda sposa, sposo, comunione cerimonia, abiti in ogni stile e per ogni tasca. Rivenditori ufficiali Pronovias Group, Nicole, Lady Beard, White One, St. Patrick, Musani, Antonio Notaro, Cautieri, Tombolini, Red Carpet e tante altre grandi firme. Pastore e in via dei Goti 204-208 Angri. A 200 metri uscita a 3. Angri.

Villa Ionia è una struttura sanitaria al servizio degli anziani che sorge a Calvizzano. Negli anni si è evoluta da casa di riposo e casa albergo a casa assistenziale e grazie ai due reparti è in grado di accogliere anche maggiorenni non autosufficienti. Le terapie offerte sono all'avanguardia e sono pensate per garantire il benessere dei pazienti a 360°. Gradi. Le nuove tecnologie di cui Villa Ionia si serve, come la idrocolonterapia e la aloterapia, sono accompagnate da un'efficiente assistenza fornita da personale sanitario qualificato ed attività ludico ricreative. Villa Ionia da 30 anni al servizio della vita. Migliorare la qualità della vita è facile grazie alle soluzioni no barriere. Da 33 anni miglioriamo la vita ad anziani e disabili attraverso le nostre soluzioni per l'accessibilità, come i montascale a poltroncina, servoscale e piattaforme elevatrici. Riscopri il piacere della libertà per una vita felice e indipendente. Scegli di farlo con no barriere. Siamo fisicamente nella tua regione. Pronti ad ascoltare le tue esigenze per consigliarti la soluzione più adatta a te. No barriere. Via Francesco Caracciolo 1921 a cerra napoli www.nobarriere.it di nuovo in studio, ma solo per lanciare la ricetta. gelato alla nutella super cremoso, ti bastano tre ingredienti e non c'è bisogno della gelatiera. Vediamo insieme come prepararlo. In una ciotola lavora il latte condensato insieme alla nutella. Aggiungi la panna montata e amalgama il tutto con una spatolina. Trasferisci in un contenitore e fai riposare in freezer per 4 ore. A questo punto non ti resta che assaggiare il tuo gelato alla nutella. Salva la ricetta per averla sempre a portata di mano. E siamo arrivati al momento dei ringraziamenti, che in questo momento però sono più importanti, non me ne vogliate eh, di sempre, perché questa è l'ultima puntata in diretta della Buon'ora. Poi ci saranno degli speciali eh, qui su Telea, Ma consentitemi di ringraziare tutti i giornalisti che sono intervenuti, i colleghi, tutti gli ospiti protagonisti della nostra rubrica Immagini di vita e tutti gli ospiti del nostro talk. Pensate, quasi 200 ne sono stati nel corso eh, di questa prima edizione della Buon'ora, e ovviamente ringrazio. Ringraziamento più grande va a voi che ci avete seguiti da casa. Grazie.